Ecco, buonasera a tutti. Se qualcuno di voi si connette e così posso vedere chi c'è. Io sono Mirella Santamato, vi do un saluto. Oggi facciamo una diretta live con un titolo particolare: Le vie dello spirito sono infinite, infinite. E speriamo che anche ecco Giusy, ciao Americo, ciao ciao a tutti, benvenuti. Queste live sono così qualcosa di magico. Oggi poi parleremo di un argomento così particolare perché lo spirito. Allora, vedremo che stiamo veramente in un mondo fatato, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Intanto saluto Anna, tanti tanti saluti e tanti auguri. E siamo ciao Tiziana, ciao. E quindi siamo a parlarvi di un argomento importantissimo. E però devo fare una premessa prima di fare un racconto, perché vi racconterò alcuni episodi della mia vita profonda, episodi che io raramente ho raccontato e che poche persone conoscono. Comunque penso che vi potranno interessare proprio perché sono così segreti. Però devo fare una premessa. La premessa è questa, che quando si parla dello spirito mancano le parole. Ci sono delle parole che non esistono, bisognerebbe inventarsele nuove, proprio perché le parole che noi abbiamo nella nostra lingua comune sono le parole che descrivono la materia, che descrivono il mondo, quello che vediamo, che tocchiamo con le nostre mani. Non certo abbiamo parole adatte al mondo dello spirito. Il mondo dello spirito dovrebbe avere altri termini, altre parole, casomai dei neologismi, e vedremo forse oggi di inventarne qualcuno anche insieme. E quindi credo che prima di accostarci a questi argomenti così profondi, così intimi, così personali, sia bene fare questa premessa. Perché noi nasciamo sia nella materia che nello spirito, però mentre nella materia ne siamo tutti coscienti, sappiamo il nostro corpo, le nostre cose, abbiamo una visione nei famosi cinque sensi, ma sono davvero solo cinque o sono molti di più? Io credo che in realtà siano molto, molto di più i nostri sensi. Ma questi altri sensi che non sono catalogati nella biologia sfuggono all'indagine e quindi dobbiamo un po' appunto trovare parole nuove e sistemi diversi per descriverli. Ora io cercherò di raccontarvi la mia storia e come mai oggi sono qui a parlare con voi, cosa mi ha condotto qui? Sicuramente è stato lo spirito. Uno spirito particolare. Io ho avuto un'esperienza, io penso che le persone di questo canale in particolare conoscano le esperienze di premorte e molti, anzi di voi, credo che abbiano avuto questo tipo di esperienza. Io ebbi un'esperienza così terribile, così strana, così anche bellissima, se lo vogliamo dire, quando ero molto molto piccola. Io verso i 3 anni, 3 anni e mezzo, ebbi una paralisi molto grave. Anzi, in realtà questa paralisi mi prese tutto il corpo. Mia madre si accorse che io stavo male perché avevo la mattina. Lei si venne nel mio lettino per svegliarmi e si accorse che avevo metà della faccia completamente blu. Cercò di mettermi seduta e non stavo seduta, non riuscivo più a muovere né le braccia né le gambe.
A questo punto, disperata, mi avvolse in una coperta, mi portò con un taxi, chiamò un taxi, mi portò direttamente all'ospedale più vicino. Io allora abitavo a Bologna e per fortuna gli ospedali di Bologna erano, almeno lo erano a quel tempo, erano forse i migliori d'Italia. Cosicché mia madre, disperata, arrivò con questo fagottino in mano, ormai completamente inerte. E al pronto soccorso c'era un giovane medico, questo è il racconto che io ho di mia madre, ovviamente ero piccola, io non ricordo nulla di questa cosa, ma il racconto di mia madre è stato molto dettagliato, molto, anche molto accorato. E lei mi ha descritto appunto che questo giovane medico, quando mi vide sul lettino si accorse che io non c'ero più, che io ero morta e disse: signora, questa bimba non c'è più niente da fare. Mia madre urlò dalla disperazione e il medico si accorse che questa donna era veramente affranta, cosicché in un ultimo disperato tentativo di salvarmi, disse: adesso andiamo a attaccarla alle macchine, la porto nel reparto rianimazione. Cosicché mi prese, tanto non aspettò certo la barella, era una bimba molto piccola, mi prese in braccio e di corsa mi portò attraverso i corridoi verso la sala rianimazione. E correndo, ovviamente, questo ragazzo sobbalzava, no? E io all'improvviso, forse anche grazie a questo movimento, tirai su un sospiro, oh! All'improvviso così, e ricominciai a respirare. Quindi poi effettivamente mi attaccarono le macchine, ebbi una convalescenza gravissima, difficilissima, una paralisi che mi prese tutto il corpo dal collo in giù, quindi poi la mia lotta per non solo la sopravvivenza, ma per recuperare tutti i muscoli del corpo è stata una lunga battaglia. Ma questa l'ho raccontata in un libro, l'ho raccontato nel libro Io Sirena fuor d'acqua. Chi ha letto quel libro sa di quali sfide la mia vita ha dovuto fronteggiare. Ma quello che io vi voglio raccontare oggi non è questo, ma è bensì quello che successe in quei pochi minuti in cui il medico diagnosticò che io ero morta e poi dopo arrivai al primo respiro, no? Ecco, in quel lasso di tempo, che qui probabilmente sulla Terra è stato di una decina di minuti, io in realtà sono andata da un'altra parte, sono andata in una dimensione che non è terrestre. Chi ha avuto, ripeto, esperienze di premorte sa di che cosa sto parlando. E io andai in questa modalità, in questa specie di vibrazione meravigliosa, una situazione d'amore così profondo, così avvolgente, così incredibile, che quella situazione, quella dimensione era davvero meravigliosa. E io non volevo assolutamente più tornare in questa terribile dimensione, così dolorosa, così faticosa, così orribile. E in quel buio ovattato, che sembrava una specie di coperta calda che avvolgeva la mia anima, sentii delle voci, erano molte voci ed erano molto autorevoli, erano delle voci importanti che mi dissero: tu devi tornare giù. E io, che ero pari
incredibilmente, perché qua sulla terra ero una piccola bambina, ma là ero pari a loro, dissi no, no, non voglio. Non voglio tornare giù, io non torno giù, io voglio rimanere qui. A questo punto loro insistettero. E ognuno di loro mi disse: no, tu devi tornare giù. E io ero proprio veramente decisa a non tornare, dissi: io non voglio tornare giù perché lì non c'è amore. E loro mi dissero: non è vero. E io dissi: dimostratemi che c'è amore, perché lì giù non c'è amore. E loro mi dissero: tua madre ti ama. A questo punto io sentii un risucchio, una specie di forza potentissima che mi tirò giù, una specie di risucchio violento, dolorosissimo, dolorosissimo, che mi riportò dentro questo corpo piccolo, così dolorante, così un dolore talmente forte che io quel dolore lì ancora lo sento, e quelle urla di me bambina che mi dimenavo in quel lettino, negli spasimi spaventosi di questa malattia, io li sento ancora nelle orecchie. Mia madre mi disse che per una settimana intera io non feci altro che urlare, 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 urlare. Non c'era nulla, né morfina, né calmanti, niente che mi potesse calmare. E poi alla fine di questa lotta terribile, il mio corpicino si accasciò e persi tutta la capacità muscolare del mio corpo. Il recupero difficile di tutto questo fu la grande prima lezione che il mio spirito dovette affrontare. Lo racconto nel libro Io Sirena fuor d'acqua. Chi ha letto questo libro sa di che cosa sto parlando. Questo è il libro, lo trovate sul mio sito. E racconto, questo è un libro eretico e erotico, racconto proprio come attraverso l'eros, attraverso la capacità di nuovo del mio corpo di riappropriarsi di tutte le sue capacità tattili, sensoriali, eccetera, eccetera, man mano. Questa lunga lotta per riuscire di nuovo a muovermi, riuscire di nuovo a camminare semplicemente, perché per me era, io riuscii a camminare di nuovo che avevo 6 anni, 6 anni e mezzo. Ricordo ancora anche la paura di rimettermi in piedi. Racconto tutto questo in questo libro, ma non voglio raccontarvi la storia della mia vita, che pure è stata una vita ed è tuttora una vita incredibile. Insomma, di questo episodio, di questo primo impatto con questa dimensione, io ancora riporto i postumi. Tuttavia, questo mi ha dato talmente tanto, talmente tanta conoscenza di questo famoso spirito. Noi lo chiamiamo così, ma non so se è la parola giusta, come vi ho detto prima, perché le parole del mondo, di questo mondo materiale, non vanno bene per descrivere quell'altro mondo. Chi ha avuto esperienza di premorte, se vuole raccontare, se volete anche dare la vostra testimonianza di come siete riusciti in qualche modo ad andare oltre la materia, mettervi in comunicazione, il mondo delle idee, diceva Platone, no? Cioè questa specie di sovramondo che ci porta davvero conoscenza.
Io sono convinta che sia la nostra coscienza che ha accettato di fare questo lungo viaggio spirituale che noi chiamiamo vita. La vita è un viaggio spirituale, non è un viaggio materiale. Noi mettiamo la data di nascita e la data di morte, raccontiamo non so, i matrimoni, i figli, eccetera, ma queste non sono le vere cose importanti. Quello che è veramente importante della vita è la via dello spirito. E lo spirito si manifesta in migliaia di modi, con stranissime eventi. Per me è stata una paralisi, la prima esperienza molto forte, molto drammatica, che ha cambiato tutta la mia percezione del mondo, perché la società non è capace di vedere oltre la materia, quindi c'è sempre una grande discrepanza tra ciò che noi siamo dentro e ciò che noi vediamo e viviamo fuori. Questo attrito che si forma tra l'interno e l'esterno crea tanti problemi, ma anche tante soluzioni. Quando mi rispedirono qua giù, mi dissero che avevo una missione. Io non la volevo. Rifiutai di avere questo fardello da portare. In realtà oggi ringrazio quell'evento che mi ha permesso di avere accesso a cose anche bellissime che man mano poi, diventando adulta e aprendo il mio cuore alla conoscenza, riscontrai in tanti altri esseri umani che hanno calcato la sabbia di questo pianeta, la terra di questo pianeta. E tanti esseri umani in realtà hanno lasciato scritto, hanno testimoniato, e quindi diciamo che mi sono trovata in buona compagnia, anche se devo dire che quella parte è sempre molto segreta, rimane nascosta ai più. Pochi possono vedere perché non sono gli occhi che vedono, come non sono le gambe che camminano e come non sono le orecchie che sentono. Noi abbiamo altri occhi, se noi riusciamo ad avere accesso a questi occhi, e quindi possiamo veramente andare a, come dire, esplorare gli altri mondi, le altre dimensioni. Le chiamiamo così in modo molto così banale. Non so se la parola è corretta, ripeto, le parole mancano quando si va a descrivere queste cose, quindi facciamo fatica, le parole sono povere, però sono anche le uniche cose che possiamo usare, per riuscire in qualche modo a collegarci tra noi. Noi ci colleghiamo tramite parole e quindi ecco che sono comunque preziose, anche se insufficienti a queste descrizioni. Io sono convinta che molti di voi, soprattutto quelli iscritti a questo canale, abbiano avuto delle esperienze analoghe. E so anche che chi le ha avute e riesce a parlarne ha la possibilità di passare tra i due mondi. C'è un passaggio che non sempre avviene in modo sereno, a volte anche doloroso, ma c'è un passaggio che l'anima fa tra il mondo materiale e il mondo spirituale.
Come questa diretta ho voluto intitolarla Le vie dello spirito sono infinite. Sono infinite perché sono infinite le storie, sono infinite le vite che possono raccontare di questa esperienza. Sono tantissime. Quindi è che abbiamo timore a raccontare di questo. Proprio perché siamo immersi in un mondo così materialistico, così tristemente bloccato, così intrappolato, oggi più che mai intrappolato in schemi mentali così duri, così poco evoluti, così violenti, così crudeli, che alla fine sembra di parlare di qualcosa di folle, per cui ecco che ci sono molte remore a parlare di questo argomento, ma io invece voglio rompere questo cristallo che blocca questo tipo di energia. È lo spirito che ci anima, è la benzina che ci fa muovere. Io dico sempre che l'anima è il motore e lo spirito è la benzina che lo fa muovere. Più uno ha spirito, più il motore può accedere, può veramente navigare tra i mondi. Gli antichi lo sapevano benissimo. Chi mi conosce sa che ho fatto molti studi sugli antichi miti, sulle antiche fiabe, sugli antichi racconti. Su come i poemi venivano scritti e da chi la parola poesia stessa viene da poeio greco, che vuol dire fare, costruire, pensare, e quindi è tutta una poesia. Noi facciamo poesia semplicemente creando le cose che ci piacciono, che vorremmo vedere, anche solo la costruzione di una casa, se noi la vogliamo vedere in un certo modo, è una poesia. E lo sapevano bene gli antichi che facevano questi stupendi edifici. Poi si è persa man mano questa capacità, sempre più andando verso la materia più greve, più pesante, più dura. Si è perso il sogno, si è persa la poesia, si è persa l'arte e oggi viviamo in un mondo di paura, in un mondo di tristezza. La capacità dell'uomo di creare si è affievolita. È come se in qualche modo avessimo un po' delegato alle mani ciò che invece il cuore doveva fare. E quindi diciamo che questa. Ecco, adesso voglio leggere un po' i vostri commenti, perché vedo che, per esempio, Dorina ha detto che anche lei ha avuto un'esperienza di premorte all'età di 5 anni. Ricordo una nebbiolina rosea, galleggiavo, mi domando come lei riesce a ricordare così bene. Ti rispondo che non lo so. Io ho questo ricordo indelebile. E probabilmente questo è un dono che mi è stato fatto affinché io potessi avere la forza di fare poi che quello che poi man mano vivendo nella vita ho cominciato a fare. Io ho cominciato come tutti, volendo costruire quello che ti dicono essere la cosa giusta, no? Tu ti devi laureare, devi avere uno stipendio, devi sposarti, devi fare i bambini, devi avere una casa. Questo è quello che viene detto a tutti. E per me già questo era una difficoltà forte, una difficoltà grave, perché comunque il mio fatto di zoppicare, di non avere, di avere le gambe paralizzate, non era certo, una cosa facile vivere un handicap in questa società, credo che sia uno degli stati più difficili, più crudeli che un essere umano possa vivere. E quindi è stata durissima.
Ciò nonostante io ce l'ho fatta, non è stato così terribile per me. Il mio corpo era poi alla fine sano, man mano risanato da uno spirito che mi ha permesso di farlo. E però questo ricordo l'ho sempre avuto molto, molto nitido. Quindi la coscienza che esistono queste altre dimensioni, io l'ho sempre avuta per esperienza diretta. Non ho letto libri, ho creduto in religioni o in strane spiritualità, ho fatto strani esercizi spirituali, niente di tutto questo. Io ho avuto esperienza diretta. Il ricordo credo sia appunto un aiuto che mi è stato dato per poter iniziare la mission. Ognuno di noi ha una missione nella vita. Il punto è che molti non lo sanno, non sanno capire qual è la propria missione. E questo è diciamo, la fonte di tutto il disagio, di tutto il dolore che gli esseri umani provano. Se tutti sapessero che cosa sono venuti a fare qui, e quindi sarebbero poi anche in grado di farlo, il mondo sarebbe un posto bellissimo. Il punto è che molto poche sono le persone che hanno questo e le altre stanno veramente navigando in un mare di dubbi, in un mare di paure, in un mare di sconforto, eccetera. Sento un attimo Sara che vedo che ha fatto una riflessione. Io sento di vivere una vita che non mi appartiene. Perché mi sento regato in compagnia che non è di questa terra, ma è una dimensione molto più alta di noi. Sara, tu hai messo il punto, proprio il dito nella piaga, come si dice, no? Tu hai parlato di un compagno, cioè di un amore che non è di questa terra. Ora, noi abbiamo in realtà molti livelli nell'amore, ma diciamo la società comune vede solo quello materiale. In realtà esiste, anzi, l'amore è soprattutto una, come dire, una dimensione dell'anima, uno stato dell'anima. E il vero compagno non è detto che sia su questa terra. Hai perfettamente ragione. Ci sono degli studi sulle anime gemelle, sulle fiamme gemelle. Vi invito a fare queste ricerche. Sono anime amanti. Allora, non è detto che una persona possa trovare il vero amore, parliamo del vero amore con la V maiuscola e la A maiuscola, incarnato in questo momento, nello stesso momento e anzi addirittura nello stesso paese, per dire, nello stesso continente. Questo non è detto che avvenga, ma noi l'amore comunque l'abbiamo. O è, diciamo, un compagno fisico o è metafisico. I greci parlavano spesso della metafisica. Noi abbiamo dimenticato come sia questo concetto, ma va al di là, oltre la fisica, oltre il corpo fisico. Io credo che i grandi innamoramenti siano proprio metafisica, cioè oltre il fisico, oltre la mente, oltre tutto, vanno proprio nell'anima. Quello è il grande amore. Io ho scritto l'ultimo libro che si intitola proprio L'amore alto, ed è questo tipo di amore. È un amore di cui poco sappiamo e assolutamente nessuno parla, ma ovviamente Mirella Santamato ne parla perché io parlo sempre di cose strane. Daniela, eh sì, capisco, quando muore un figlio. Allora, il figlio è un grande amore, sempre, ed è chiaro che credo che sia forse il più grande dolore che un essere umano possa provare,
possa vivere quello della morte di un figlio. Purtuttavia, anche questo ha un suo motivo di essere e ha anche una, probabilmente, una, come dire, una missione. La madre di un figlio che non c'è più ha una missione molto potente, ha una missione di vita proprio. Perché chi supera quello vuol dire che la vita è più forte. E quindi dà testimonianza di quanto la vita, la gioia sia comunque più potente della morte. Ed è quello che noi vivi dobbiamo fare. In questo periodo speciale, particolare che abbiamo vissuto, questi 2 anni di morte, questi 2 anni di Thanatos, perché noi abbiamo vissuto paura, malattia, restrizione alla libertà, blocchi, paralisi, paralizzate proprio le città completamente paralizzate. Tutto questo fa parte dell'energia che i greci definivano Thanatos. Quando c'è un surplus di Thanatos, quando c'è troppa morte, l'unica cosa che noi possiamo fare è andare in Eros. Cioè controbilanciare quell'energia terribile con il suo complementare, che è Eros. È bella questa definizione che davano gli antichi greci, che le due energie che sono sulla Terra è Eros e Thanatos. Quindi in questo momento Thanatos, come abbiamo addirittura la guerra, che è l'apoteosi di Thanatos. Ecco. In un clima così buio, così terribile di Thanatos, l'unica cosa che possiamo fare è andare in Eros e sostenere Eros, sostenere l'amore, sostenere le persone, amare ancora di più. E più ha avuto dolore, quel dolore ha scavato una coppa che poi sarà riempita d'amore. È solo così che noi possiamo dare un senso anche ai dolori più grandi della vita. Perdere le gambe è un grande dolore, perdere un figlio è ancora più grande, ma non dobbiamo fare la gara a chi ha il dolore più grande, dobbiamo fare la gara a chi vive più intensamente. A chi riesce a trasformare di più la propria vita per farne un capolavoro. Perché la nostra vita deve essere un capolavoro. Noi siamo venuti qui per imparare a creare capolavori. Alcuni esseri umani l'hanno fatto, hanno creato capolavori meravigliosi. In Italia poi siamo ricchissimi di tante capolavori. Tante cose splendide, uniche, uniche in tutto il globo. Ecco, noi dobbiamo fare della nostra vita un capolavoro prima di tutto. E quindi noi siamo molto ignoranti su questo piano, molto ignoranti. Io per prima, io mi ci metto per prima, io ignoravo tutto. Però qualcosa, questi ricordi così profondi, queste certezze così profonde, queste conoscenze, perché sì, io avevo conosciuto ciò che era dall'altra parte, mi hanno permesso non solo di sopravvivere o di vivere, ma addirittura di, come dire, procedere nell'ampliamento della propria coscienza. Credo che tutti noi esseri umani, ognuno nel proprio modo, nel proprio ambiente, nel come è quella vita, ognuno in quel modo lì possa farlo. Io, ogni mio libro, in realtà, chi mi conosce un po', chi ha seguito quello che faccio, ogni mio libro è una tappa che man mano si apre dentro di me questa specie di finestra di conoscenza, che
E allora è come una specie di finestra di luce che si apre. Ho detto: ok, questo l'ho capito, questo posso dirlo, questo è una cosa che può essere utile. E avete presente la fiaba di Pollicino? Che metteva tutti i sassolini, no? Che si illuminavano con la luna. Ecco, ogni mio libro è un piccolo sassolino di conoscenza che io, Mirella Santamato, ho avuto e che però può essere di stimolo, di aiuto per la vostra conoscenza. Perché più conosciamo Eros, più conosciamo il bello e il buono. I greci univano questo concetto, il bello e il buono per loro erano la stessa cosa, kalos ke agathia dicevano, no? Cioè le cose belle e buone sono un tutt'uno. Ecco, man mano che la conoscenza aumenta, diventiamo sempre più nella luce, sempre più nel positivo, sempre più nella bellezza. E nella felicità, nello star bene. Il mio corpo oggi è estremamente sano, nonostante che le gambe rimangano paralizzate, ma credo che questa salute proprio di tutto il mio corpo derivi dal fatto che ogni singola cellula è stata come vivificata dalla conoscenza. E quindi invito tutti a fare questo percorso, ognuno a suo modo, non esiste il maestro, io non sono maestra di nessuno, io sono solo uno che può dare testimonianza. Vi ricordate una volta anticamente ci si riuniva intorno al fuoco e si raccontavano le storie e la gente imparava a conoscere le grandi fiabe, i grandi miti, le grandi storie, delle conquiste, delle guerre, di Troia, si raccontavano degli Achei, del Pelide Achille e tutte queste grandi storie dell'umanità. Perché? Perché la storia ci porta conoscenza. Io oggi vi ho raccontato un pezzettino della mia storia umana, di quello che io in questa incarnazione sto facendo. E quindi penso e spero che voi possiate farlo. Difatti vedo che Velia ha scritto qualcosa, adesso leggo. Dice Velia: buonasera, l'estate scorsa come d'abitudine faccio il riposino dopo pranzo, ero tranquilla, mi sdraio nel solito divano, ma non appena chiudo gli occhi mi ritrovo un tunnel nero che avanza a una velocità incredibile e in fondo una piccola luce bianca. Mi dissi: caspita, questo è quello che vedono coloro che hanno avuto esperienza di premorte. Mi sentivo leggera, in pace. Era meraviglioso, esatto. Ok, mi chiesi cosa fosse accaduto e mi addormentai. Che cosa mi è accaduto? Bene, io se devo confrontarlo con quello che ho vissuto io è molto simile. Io non ho visto la luce, ero nel buio, nel tunnel, perché la luce non ero arrivata alla morte vera e propria, infatti io poi mi hanno riportato in vita, ero premorta, diciamo, ma è esattamente la stessa sensazione, una pace meravigliosa. Leggera, uno stato d'animo talmente bello, talmente indimenticabile. Io credo che questi siano i doni dello spirito. In inglese c'è una bella parola. Come vedete, le parole, vi ho detto all'inizio, sono anche delle trappole perché ci impediscono di dire dei concetti. Dobbiamo fare un sacco di parole e poi casomai ci imbrogliamo. Però esiste una parola in inglese che è bliss. Bliss è quello stato di beatitudine, è una specie di magia, è qualcosa di profondamente bello che qualche volta alle anime succede. A me questo bliss, questa specie di epifania, questa specie di luce, si è accesa varie volte nella vita. Non un solo episodio. E quando si accende è come un orgasmo, è un orgasmo con la vita stessa.
In realtà noi dovremmo essere orgasmici con la vita, è che non siamo più capaci, ce l'hanno tolto, ce l'hanno impedito. Vi voglio raccontare la storia di questo libro che è La trappola invisibile, moltissimi l'hanno letto perché è un libro che, come dire, è un libro spartiacque, dico io. C'è una vita prima di aver capito che cos'è la trappola e poi c'è una vita dopo averla capita. Eravamo nel 2001-2002, erano appena successe le due torri. Tutto quello strano fenomeno mondiale, questa specie di guerra che in realtà e io ero in un momento di profonda crisi personale, profonda crisi spirituale, stavo malissimo, avevo paura. Erano successe cose molto drammatiche nella mia vita. E a questo punto chiesi, ok, non importa che io abbia così tanto dolore, però aiutatemi a capire perché c'è così tanto dolore. E in quel momento, ragazzi, fu proprio come una specie di sipario. Avete presente al teatro quando il sipario di velluto scuro, no? All'improvviso si apre e si vede tutto quello che era il proscenio, no? Tutto diciamo, lo spettacolo appare. Ecco, a me apparve il meccanismo con cui l'umanità è stata tenuta schiavizzata per millenni. Un meccanismo spaventoso, perverso, enorme, sia nello spazio che nel tempo, un meccanismo intrappolante e assolutamente invisibile. Io capii perché noi siamo messi così. E da lì cominciò, e qui fu un'altra epifania, fu un altro punto di svolta spirituale. Le vie dello spirito sono infinite, quello fu un altro bliss, un altro epifania, un altro insight. E lì vidi questa cosa, come in trance, scrissi una quarantina di pagine, così, senza neanche capire, niente, senza virgole, senza punti, così, un flusso alla Joyce proprio, uno stream of consciousness. Ho messo giù queste idee, poi non avevo neanche ben realizzato in realtà cosa avevo scritto, però avevo scritto quello che avevo visto, che mi avevano fatto vedere. E all'improvviso capii che era quello il motivo per cui stavamo tutti così male. E quindi ho scritto questo libro. Ovviamente poi ci ho messo le virgole, ci ho messo i punti, ho cercato di fare dei discorsi e dei ragionamenti che avessero un senso logico, ma il nucleo di questo libro è così potente che davvero uno fa una vita prima, almeno la mia vita è cambiata completamente, perché quando io ho capito la trappola, che per me era finalmente visibile, ho detto ok. Come dicevano i latini, sic stantibus rebus. Ok, stanno così le cose, bene, prendiamone atto. Sono in modo così orrendo? Sì, sono in modo così orrendo. Ma io cosa posso fare? Ecco che allora lì inizia la missione, la mission, no? Cioè, tu cosa puoi fare? Ognuno di noi può fare qualcosa. Io ho scritto questi libri, faccio queste conferenze, cerco di far capire, di portare le persone man mano a mo' coi sassolini di Pollicino, no? Verso la casetta, riuscire a uscire dalla trappola. Ma ognuno a suo modo, nel suo ambiente, per come può e per come sa, faccia il suo, a ognuno il suo.
credo che sia questa veramente la via dello spirito, che ognuno di noi ha. Ognuno di noi ha una via. I modi sono infiniti, infiniti. Cioè, per me sono i libri e sono le parole, sono le immagini che faccio vedere durante le mie dirette, anche quando faccio dal vivo, come dico sempre, faccio le conferenze dal vivo per le anime vive e faccio vedere tante slide molto, molto potenti. E quindi diciamo che la modalità è varia, ma sono convinta che il succo, che il nucleo sia sempre lo stesso. Tutti i miei lettori in qualche modo sono miei amici, perché? Perché condividono una parte di quella conoscenza, anche piccolissima, non importa, è comunque una parte condivisa. E quindi questo è quello che davvero ci unisce, ci fa vivere. Lo spirito è come un fuoco, un fiammifero che può accendere un altro fiammifero, può accendere una candela, può addirittura fare un falò. Cioè ognuno di noi ha questo comburente, combustibile dentro. E cosa fa la trappola, ovvero il sistema che poi noi storicamente abbiamo definito patriarcale di dominazione? Queste sono le parole corrette per esprimere questo meccanismo perverso che domina le persone, schiavizza gli esseri umani, oggi più che mai. E così che vi basti questo per farvi capire di che cosa sto parlando. Oggi più che mai questo sistema di dominazione sta diventando perverso. Questo sistema di schiavizzazione occulta, altro che invisibile, è proprio occulta. Purtuttavia è proprio l'anima che deve mettersi in moto attraverso lo spirito. E ognuno di noi ce l'ha. Fatevi coraggio. La parola coraggio viene da cor agire, agire col cuore. Noi siamo troppo mentali, facciamo tutto con la mente, anzi addirittura con la spiritualità ci mettiamo a fare le strane cose, pensando che quella sia la spiritualità. La spiritualità è dar da mangiare un bambino, giocare con lui. La spiritualità è essere felici, la spiritualità è fare l'amore, la spiritualità è creare un, non so, qualcosa di bello. Quella è la vera spiritualità. E, ognuno di noi ha le capacità. Non pensate mai io non sono capace a fare niente, perché questo vi è stato indotto. Ognuno ha i propri talenti. E certo, se io dovessi solo vedere come persona realizzata Dante o persona realizzata Michelangelo, persona realizzata Raffaello, io sto ferma, perché di fronte a questo ogni lingua de ventre mando muta, gli occhi non l'ardiscono di guardare, come diceva Dante della sua Beatrice. Cioè, non possiamo più dire niente, ma anche se non siamo né Dante né Raffaello e non siamo Galileo, comunque noi possiamo fare qualcosa. Ecco che allora anche una piccola bambina con le gambe paralizzate, partita così in basso, anzi sotto zero, può fare qualcosa. Ho fatto qualcosa e continuo a fare qualcosa. Ultimamente voglio salutare gli amici eventualmente che fossero in collegamento, gli amici di Padova, perché un po' di settimane fa sono stata a Padova, a Radio Gamma 5, ringrazio tutti e saluto gli amici di Radio Gamma 5, e mi hanno fatto veramente stare bene. Ho fatto un seminario, Eros, il grande guaritore.
Questo è il titolo di questo ultimo seminario che ho creato e che vi porta man mano a capire la trappola mostruosa che è stata fatta per impedire Eros, cioè per impedire la nostra felicità. Perché senza Eros noi moriamo. O c'è Eros o c'è Thanatos. Se togliamo Eros, ecco che abbiamo solo purtroppo Thanatos, ecco le malattie, la paura. Ah, va bene, la guerra e non dico altro. Ora dobbiamo quindi capire Eros. Capire Eros è meraviglioso, è un viaggio fantastico, attraverso le epoche, attraverso tutte le cose sbagliate che ci hanno detto e che noi abbiamo creduto vero. Prima di tutto che il sesso è peccato. Ci è stato detto che il sesso è peccato. Ma pensate che roba assurda! Là dove si crea la vita, là dove c'è il piacere, dove c'è la gioia più profonda, la connessione più profonda, che non è solo spirituale ma è anche fisica, proprio lì hanno messo il peccato. Ma stiamo scherzando! Cioè vi rendete conto di quanto ci hanno imbrogliato? Di quanto siamo continuamente imbrogliati? Poi in questi ultimi 2 anni siamo stati imbrogliati in un modo spaventoso. Ma non è solo questi 2 ultimi anni, eh. Guardate che questa cosa dura da circa 4-5 mila anni. Se perdiamo Eros, perdiamo tutto di noi. Bravissima Giovi. È esattamente così. Non viviamo grazie a Eros. Il nostro respiro è Eros. Il nostro fiato, l'alito, l'anima. Sentite questo calore che ci rende vivi. È Eros. Quindi, questo è ciò di cui noi ci dobbiamo riappropriare. Coraggio, ragazzi, prendete a piene mani. Non siate timidi. Non abbiate paura, prendete Eros nella vostra vita. State attenti a tutte le avventure che voi possiate mai inventarvi. Tutto è Eros. Mariella ci dice: la potenza della conoscenza, dell'acquisire consapevolezza della nostra natura divina, della forza che dà da essa deriva linfa vitale, che nutre le nostre vite e rallegra le nostre giornate, rallegra e ricolma le nostre umane fragilità e ci avvolge in quell'amore puro, immenso, incondizionato di cui abbiamo bisogno. Ecco, non abbiate paura di dire che avete bisogno d'amore. Urlatelo, ditelo a tutti, ragazzi, io ho bisogno d'amore. Cercatelo l'amore, createlo l'amore. Può essere un bambino, può essere un amico, può essere qualunque, una mamma, qualunque persona, qualunque cosa può essere amore. Le cose che facciamo con amore, c'è chi ama cucinare, c'è chi ama cucire, c'è chi ama scrivere come me, c'è chi ama parlare come quello che faccio io. Ognuno ama delle cose. Bene, questo ci rende vivi, questo ci rende erotici. Io dico sempre che bisogna essere eretici e quindi erotici. Perché è un'eresia uscire dalla trappola. La trappola è il perbenismo, è quello che dicono i potenti, è quello che ti dicono che devi obbedire, devi fare, devi, 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 devi. Questa è la legge. Come dicevano i latini, dura lex, sed lex. Ma perché la legge deve essere dura? Vi siete mai posti questo quesito? Perché la legge deve essere dura? Sapete perché è dura? Perché è stata creata per bloccare la natura. La natura è espansione, la natura è gioia. Il bambino quando nasce, perché è così bello un bambino quando nasce? È bello perché non ha leggi. Non ha niente, è pura energia, è pura forza, è puro Eros ed è bellissimo.
Poi pian piano, man mano che cresce, ci sarà qualcuno che gli dice, no, adesso che sei un ometto, mi raccomando, non fare più queste cose, adesso che sei una donnina, devi comportarti in un certo modo. Queste sono i man mano viene instillato questa trappola invisibile, profonda, subliminale, che nessuno si accorge. Pur tuttavia, alla fine avremo un adulto triste, angosciato, che va dallo psicologo e si prende gli ansiolitici per dormire. Questo è il risultato da quel bambino meraviglioso che era nato. Ora, ecco, Katia dice: io l'amore l'ho trovato tra i miei animali, la natura dove mi sento davvero amata e avvolta dal piacere assoluto. Esatto, ma perché gli animali riescono a dare ciò che un essere umano teoricamente più capace di un animale non riesce? Perché l'essere umano è intrappolato, ha la mente intrappolata. L'animale no, ovvero molto raramente, solo se è stato molto percosso, un animale molto traumatizzato, ecco, in questo senso, allora anche l'animale non riesce più a dare quell'energia. Ma pensate un attimo, perché gli animali traumatizzati non riescono a dare l'energia positiva che gli animali di solito hanno? Perché sono traumatizzati. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che l'umanità è traumatizzata. Noi siamo traumatizzati fin da piccolissimi. E chi è che lo fa? I nostri genitori, per amore. I nostri governanti, i nostri insegnanti, i nostri sindaci, tutto per il nostro bene. State attenti a quelli che dicono che è per il vostro bene. Perché chissà qual è il vostro bene? Solo voi. Ognuno di noi sa qual è il proprio bene. Però ovviamente viene impedito, viene intrappolato, viene bloccato. E questo da 6.000 anni, 6.000 anni, ragazzi, non è un giorno, però non è neanche tutta la storia umana. È solo l'ultima storia umana. Quest'ultima raccontata in questi secoli. Quest'ultima storia raccontata tramite guerre. È possibile che la storia umana sia solo raccontata tramite guerre, conquiste, addirittura il linguaggio dell'amore usa un linguaggio di guerra. Io l'ho conquistata, l'ho fatta mia. Queste noi le interpretiamo come parole d'amore, ma vi rendete conto che sono parole di guerra? Sono le parole che si usano con le armi. Vi rendete conto della distorsione che queste parole, semplici, no? L'ho conquistata, sembra anche una cosa positiva. È terribile che il linguaggio dell'amore non esista più. E l'unica cosa che ovviamente noi non dobbiamo dire è ti amo. Guai! Peccato capitale, hai capito? Peccato capitale, perché è una debolezza. Pensate, no, ma questa è una cosa assurda. Pensate che agli uomini viene detto, adesso attenzione alle parole, perché le parole portano energia. Agli uomini viene detto che se si innamorano, quindi gli uomini non devono innamorarsi, mai, guai, perché non si devono innamorare. Se si innamorano, perdono la testa. Perdono la testa, cioè vuol dire che vengono decapitati. Lo credo che non si innamorano. Cioè, se io per innamorarmi devo perdere la testa, ci penso anche 2 volte. Vedete i blocchi, come sono stati fatti. Ma nessuno se ne accorge, la trappola è invisibile. Ha perso la testa per quella donna. Ed è sempre un uomo che dice così. Ma
Pensate bene all'atrocità di questa frase. E noi la consideriamo una frase d'amore. Guardate, è terribile come la nostra capacità di esprimere amore sia ridotta a esprimere guerre. Io la amo da morire. Ma vi rendete conto? Lo amo da morire. È guerra. No, io lo amo da viverlo. Io lo amo così tanto da volerlo vivere. Questo è il vero linguaggio dell'amore. Lo vedete come ci hanno rovesciato le parole? Che trappole mostruose ci hanno messo in testa. E siccome i nostri pensieri, come diceva il buon Giordano Bruno, sono formati dai nostri pensieri, la realtà viene formata dai nostri pensieri e i pensieri sono formati dalle parole. Quindi noi dobbiamo arrivare alle parole per formare un pensiero sano. Ma con questo tipo di parole qui, con queste espressioni così, che cavolo di mondo possiamo mai creare dicendo che innamorandoci abbiamo perso la testa? Ma stiamo scherzando? Dunque, Elena ci dice: perdere la testa, però simbolicamente in alcuni contesti può voler dire perdere l'ego, in che verità, seppure arduo, nell'accezione negativa dell'ego è ottimo. Bene, Elena, tu stai facendo come si dice, una questione di lana caprina, cioè è vero, ma chi conosce la parola ego? Solo pochi studiosi conoscono la parola ego. È una chiosa, se vuoi usare una parola difficile, no? È un ricamo su quella parola. Noi andiamo terra a terra, vediamo quello che dunque, da morire nel senso cederei la mia vita perché in parte è nobile. No, non è nobile morire, è nobile vivere, è difficile vivere. Vivere bene, vivere in amore, quella è la cosa nobile, veramente nobile. So che la testa, le nostre convinzioni fanno fatica a cambiare, c'è della resistenza e quindi diciamo che capisco Elena, ti capisco che ti venga difficile quello che sto dicendo adesso, però vorrei stimolare e poi ognuno ovviamente faccia quello che vuole e pensi quello che vuole, per carità. Comunque era solo una, come dire, un input, una riflessione sulle parole più semplici, quelle che noi con cui noi creiamo la nostra realtà. Perché se andiamo nelle parole difficili, quelle dell'ego, quelle psicologiche, eccetera, già stiamo facendo su un altro piano. Io sto parlando proprio della vita semplice, no? Le cose semplici. Le cose semplici non sono banali. Le cose semplici sono semplici, ma a volte sono bellissime. Anzi, la vera gioia è semplice, il vero amore è semplice, un bambino è semplice, ma non è banale. Un bambino che corre in un prato, che gioca, è una cosa semplice, gioca a palla, per esempio. Che cosa più semplice che giocare a palla? Però avete visto i bambini che giocano a palla nei prati, quanto sono belli? Ecco, questo è quello che vorrei ricreare, creare, anzi, non creare, ricreare, creare e ricreare in continuazione. Allora, se noi stiamo attenti anche a come parliamo e a cominciare a cambiare un po' le parole, io spesso, chi ha sentito le mie conferenze sa che io spesso uso questo esempio, che poi trovate nella trappola, è la famosa parola normale. Ah, ma quello è normale, si dice così, è tutto normale. Ma rendete conto che al di là che la parola normale derivi dalla parola norma, ovviamente, ma c'è la parola male. Sentite il suono di male, normale, male, sentite male. Il normale è male.
Quindi, sì, Serena, bene, queste infiltrazioni sono avvenute quando si è staccato il sacro dalla materia. Esatto, la divisione, la grande divisione. La grande divisione tra uomo e donna, la grande divisione tra materia e spirito, la grande divisione tra bene e male, tra Eros e Thanatos, eccetera, eccetera, le grandi divisioni. La parola diavolo viene dal greco diaballo, che vuol dire dividere. Il diavolo, le cose diaboliche sono quelle che dividono. Adesso ci hanno diviso dappertutto, non possiamo neanche più toccarci, dobbiamo stare a 2 metri di distanza, non possiamo neanche unire le mani, neanche stringere le mani perché dobbiamo rimanere divisi. Vedete come è sottile il diaballo, no? Com'è sottile questa cosa. Però sta creando un mondo diviso, un mondo di guerra. Infatti, la cosa che poi ovviamente per logica conseguenza che scaturisce è la guerra. Quindi ecco che siamo nella normalità, nella normale, e sentite quanto è male questo normale. Ora io vorrei un orbene, io voglio creare un orbene. Voglio che le mie parole stimolino un orbene, perché è il orbene che risolve. Ecco che abbiamo bisogno di neologismi, cioè di parole nuove. Se le parole del vecchio mondo creano il mondo vecchio, per forza di cose, noi allora, per creare il mondo nuovo, dobbiamo avere parole nuove. Quindi il orbene. Invece di malattia dobbiamo dire benettia. Anche le malattie non è detto che siano male. Le malattie sono dei grandi, diciamo, dei grandi maestri. Io ho avuto un grandissimo maestro nella mia malattia, che alcune persone riescono a superare. Perché? Perché hanno imparato la lezione. Quindi quella malattia non ha più ragione di essere e va via. Altre persone invece che non riescono a superare la prova, diciamo, la prova iniziatica che una malattia comporta, purtroppo a volte muoiono perché non riescono a superare quella prova. Quindi la malattia non va più vista come un nemico, ma va vista semplicemente come una prova. È la prova che il tuo spirito, la tua anima ha scelto affinché tu evolva. Per evolvere dobbiamo superare degli ostacoli. E questi ostacoli sono le malattie, le crisi, i problemi vari, eccetera. Quindi Mariella ci dice: io ho deciso di amarmi ogni giorno sempre di più. Brava Mariella! Per poter amare il prossimo, amare tutta la bellezza che fa bene al cuore, senza aspettative, amare nell'accezione più ampia, a prescindere. Fantastico, Mariella, fantastico. A prescindere. Ecco, noi dobbiamo amare a prescindere. Quello è brutto, antipatico, non importa, a prescindere. Poi, ovviamente, se una persona non ci piace, possiamo anche starne lontani, ma non voler male, mai. Io comunque lo amo, vorrei che stesse bene. Anche perché molto spesso, soprattutto le persone antipatiche, le persone di cosiddetto cattivo carattere, un brutto carattere, no? Si diceva così. Sono persone che in realtà soffrono, soffrono molto, sono incattivite dalla. Avete mai pensato, questo anche le persone che seguono un po' tutte le cose che faccio, che scrivo, lo sanno. Mi piace arrivare alle etimologie delle parole, perché con le parole si capiscono molte cose. La parola. Katia, vero? Bellissimo il norbene. Esatto, dobbiamo creare un norbene. Ora, la parola cattivo, le persone cattive, e qui in questo momento di cattivi ce ne sono parecchi, in realtà pensate bene che la parola cattivo viene da captivus latino, che vuol dire prigioniero, il captivus. Quindi il cattivo, ovvero la cattiveria, la cattività, ovvero gli animali in cattività, vuol dire in gabbia, prigionieri.
in prigione, prigionieri. Allora, la cattiveria ha a che vedere con la mancanza di libertà. E qui si aprono i mondi. Perché se si capisce questo punto, se si capisce questo concetto, che la cattiveria è data dalla mancanza di libertà, allora questa è la chiave. Perché se una persona è cattiva vuol dire che non è libera. E quindi è cattiva. Le persone libere sono sempre buone. Le due cose vanno insieme, bontà e libertà. E amore. Convergono tutte in una stessa. Le cose positive convergono tutte in uno stesso punto di luce. Quindi, per esempio, quando è che un uomo cattivo uccide un'altra donna, i famosi femminicidi? Quando lei vuole diventare libera, vuole liberarsi di un legame oppressivo. Vedete che ha a che vedere con la libertà. Quindi la cattiveria, le persone cattive, i regnanti cattivi, i dittatori cattivi tolgono libertà. Quindi impariamo a mettere insieme che le persone cattive, quelle cosiddette con un brutto carattere, o che ci trattano male o che ci hanno fatto del male, in realtà sono persone prigioniere e quindi sono persone che non sono riuscite a liberarsi. Vediamo il contrario della parola cattivo, che è la parola buono. Anche la parola buono è molto interessante. La parola buono, anche nei dialetti, si dice, ah, quello lì, almeno nel nostro dialetto qua in Romagna, le bunda niente. Cioè non è capace di fare niente. Buono significa capace. Di che cosa è capace il buono? Il buono è capace di essere libero, di non fare del male, di non essere cattivo. Il buono è capace. La persona capace è buona. Quindi noi pensiamo che siano i cattivi, i potenti, quelli forti. No, sono i buoni quelli forti. I forti, veri forti, sono buoni. Una persona forte è buona, è anche coraggiosa. Dice Raffaella, le persone cattive sono prigioniere delle proprie paure. Esattamente. Sono anche prigioniere dei propri pregiudizi. Vogliono dominare perché non hanno altra possibilità che un'illusione di quella felicità che non possono avere. Le persone cattive non possono essere felici. Dunque, vediamo un attimo che mi era balzata alla vista la Mary Wollstonecraft. Ah, come la adoro! E Vindication of the Rights of the Woman. Ah, bellissima. Se non c'è libertà, non ci può essere amore. Brava Serena. È esattamente così. Ogni secolo, in ogni generazione, c'è sempre stato qualcuno che ha saputo. Non è vero che nei secoli bui, no? Il cosiddetto Medioevo, che invece ci sono stati altri secoli. No. Il buio e la luce ci sono sempre stati. Qualche volta ha predominato l'uno, qualche volta ha predominato l'altro. Certamente nel momento del Rinascimento c'era molta più luce rispetto ai tempi del Medioevo, però non è vero che ci sono stati dei secoli solo bui o dei secoli solo di luce, no. Le due cose sono sempre andate, diciamo, muovendosi prima una, poi l'altra in una specie di ballo, di danza cosmica. La danza della vita è sempre un buio, una luce, un'alternanza, il buio, cioè la notte e il giorno
Se noi fossimo sempre solo nella luce, ma staremmo malissimo. Come stare sempre al buio? È l'alternanza, è l'equilibrio tra le due cose che è veramente la cosa buona. Quindi non c'è niente di male nella luce del sole, è bellissimo, ma se avessimo solo la luce del sole saremmo in un deserto. E cosicché non c'è niente di male nella notte, si sta molto bene di notte, ma se fosse sempre notte non potremmo neanche vivere. Quindi non potremmo vivere né se c'è troppo di uno né se c'è troppo dell'altro. Il segreto della vita è l'equilibrio. Ma nei momenti in cui, come in questo ultimo tempo, Thanatos sta avendo troppa forza, ecco che noi dobbiamo andare in Eros. Ecco che abbiamo bisogno di capire Eros. Vediamo Loredana. Amandoci si protegge perfino, l'amore è solo per i forti, esatto. La persona cattiva, dice Mariella, la persona cattiva non è libera perché è ancorata a schemi di vita arcaici, tabù, pregiudizi, limiti mentali dei quali è vittima. Sì, è soprattutto vittima delle paure. Cioè lui o lei pensa di non poter esistere se non domina. La dominazione è un tarlo mostruoso che si è stato infilato nella testa dell'umanità circa 6.000 anni fa. Io ho fatto la ricostruzione attraverso l'Iliade, la rilettura dell'Iliade, del primo momento in cui l'umanità veramente cominciò a cambiare parametri e cominciò a pensare alla dominazione, cioè alla guerra. Ed era quella la guerra di Troia, no? A cui mi riferisco, da cui iniziò tutto. Novella, adesso rispondo alla tua domanda, prima però finisco questo discorso, cioè la guerra, la prima guerra narrata dall'umanità e dalla nostra parte, almeno occidentale, è la guerra di Troia, che ricordo a tutti, non fu vinta per forza di armi. Perché dopo 10 anni ancora erano lì con l'assedio, non riuscivano a prendere Troia perché Troia era troppo forte. Riuscirono a prenderla con l'inganno. Io non vi dico altro. Però se la prima guerra del mondo è stata vinta con l'inganno e da quel momento tutte le guerre in realtà hanno lo stesso modello, lo stesso pattern, lo stesso tipo di modalità. Voi pensate che quelle più moderne non siano state vinte esattamente con lo stesso sistema, cioè con il sistema dell'inganno? Quindi ho detto, rispondo a Novella, cosa ne pensi dei sensi di colpa? I sensi di colpa sono intrappolanti, è uno dei meccanismi con cui si intrappolano le anime. Ed è terribile perché una trappola personale che si autoindotta. Ed ecco quindi che bisogna lavorare molto nel profondo quando si hanno questi sensi di colpa. Perché il senso di colpa? Il senso di colpa per aver commesso qualcosa di male, che la società giudica male. Ma è veramente male? Faccio l'esempio classico. Una ragazza perde la verginità. A questo punto hai sensi di colpa. Perché? Perché tutta la società perbenista, puritana, che ci portiamo dietro da svariati secoli, dice che è stata una cosa, una colpa, no? Ti devi sentire in colpa. Devi espiare questa cosa terribile, questa onta. Ma in realtà lei ha fatto l'amore. Cioè, quindi dipende da come lo vedi. Allora, ecco che i sensi di colpa andrebbero ridimensionati nella loro casellina. È veramente una colpa? La prima domanda da farsi. Poi da quello si deduce tutto il resto. Novella dice: il mio lui si è ammalato prima del Covid e si è chiuso nella sua malattia dove vuole murare anche a me.
Io so che devo scappare, ma mi sento in colpa perché non so aiutarlo. Un'altra delle leggi che è difficile poter mandare giù è il fatto che non possiamo aiutare nessuno. Io non posso aiutare nessuno tranne me stessa. Pensate ai figli. Quanto le mamme vorrebbero aiutarli e quanto in realtà spessissimo le mamme creano dei danni mostruosi a questi figli che loro si prodigano ad aiutare. L'aiuto è dato solo dal fatto di guarire se stessi, di rimanere integri. In quel modo, io dico sempre, io devo uscire dal pozzo nero. Se io sono riuscita a uscire dal pozzo nero, posso anche lanciare una corda dentro il pozzo per le persone che sono ancora lì nell'oscurità. Ma io posso lanciare la corda e basta. La mano che prende la corda è quella della persona nel pozzo. Non può essere la mia. Né io posso prendere la mano di questa persona e legarla alla corda e poi tirarlo su. Guai, perché questo sarebbe un'interferenza nell'altra anima, con l'altra anima. Noi possiamo, come dire, espandere energia, creare luce, creare benessere, guarire noi stessi, cercare di espandere questa energia al meglio. Poi ci dobbiamo fermare. Io non posso fare altro, neanche per le mie figlie, pur volendolo. Quindi la mia risposta a te è: se lui si è ammalato, guarisci tu. Dimostra a lui com'è bello essere guariti. Poi lui vorrà guarire, questo tu non puoi saperlo. Tu l'unica cosa che puoi fare è dimostrare a lui quanto è bello e vantaggioso essere guariti. Quindi sprizza energia. Fai le cose belle, quelle che ti piacciono, e lui vedrà la differenza. Che tu non devi avere sensi di colpa, ti ripeto, perché tu sei nella tua guarigione. Tu guarisci te stessa, e questa è una cosa importantissima. Poi lui vorrà, come dire, stende una mano per chiedere aiuto. In quel momento tu potrai aiutarlo. Tu non puoi aiutare una persona che non ti chiede aiuto, perché è un'ingerenza mostruosa. In realtà è un atto di sopraffazione, è un atto di superbia. Quello che fa una persona che vuole aiutare un'altra che non vuole essere aiutata. Ti faccio l'esempio tipico che io vivo tutti i giorni e tutte le persone con un handicap vivono tutti i giorni. Io cammino male, ho un bastone e zoppico. Quindi ho un camminare incerto. Ovviamente quando ci sono dei sassi o quando c'è un terreno non pianeggiante io faccio più fatica. La gente, quella stupida, quando vede che io mi alzo dalla seggiola per dire prendo il bastone e cammino, subito si avvicinano, mi prendono su per il braccio, mi tirano la spalla per sostenermi. Io odio questa cosa, non la sopporto. Ma come ti permetti? Se io ho bisogno di aiuto, te lo chiedo. Mi puoi aiutare? Mi puoi portare la valigia? Mi puoi dare la mano che qui c'è un terreno infido e io non sono sicura? Io do la mano, la chiedo. Ma solo quando mi serve. Guai, guai a chi mi strattona, che perché mi fa davvero cadere, perché io non posso, come dire, calcolare la forza dell'altro. E quindi io non posso sapere come rimanere in equilibrio se l'altro mi strattona. Quindi lui, poveraccio, lei, pieni di buona volontà, vogliono aiutare. Non aiutate. Chiedete se ha bisogno di aiuto, quello è un buon modo. Semplicemente cambiare modalità. Chi mi chiede, hai bisogno di una mano? Posso aiutarti?
Questa persona è molto gentile e io sorrido e dico sì, grazie, oppure dico no, grazie, faccio da sola. Questo è fantastico, cioè dare la dignità all'altro di scegliere quello che vuole per la sua vita. Quindi non è che tu devi essere in colpa perché non sai aiutarlo. Tu non sentirti in colpa, tu guarisci, stai bene e in forze. Se lui vorrà, allora potrai aiutarlo. Ma se lui non vuole, non puoi aiutarlo, perché il rispetto della persona è così. Non interferire nell'anima di un'altra persona, è esatto. Cioè ognuno sa quello di cui ha bisogno o no. Lo dice. Poi nella materia è molto facile. Cioè, se uno zoppica è chiaro che ha un problema nelle gambe, quindi è chiaro che, non so, c'è un gradino da fare, avrà bisogno di appoggiarsi e quindi ha un bisogno materiale. Ma quando siamo nei bisogni spirituali o comunque immateriali, ecco che scattano altre sensibilità. Dobbiamo essere molto più vibrare con molta più attenzione in quel modo da metterci in contatto con l'altra anima e con molto rispetto chiedere se eventualmente possiamo essere utili o possiamo fare qualcosa, ma molto umilmente, mai invadere, perché il pretendere che l'altro guarisca è un'invasione. Spero di averti risposto, novella. Se vuoi ancora scrivere, ti ringrazio. E quindi diciamo che, mamma mia, sono quasi le 11, il tempo è volato, le vie dello spirito sono davvero infinite. Niente, comunque io allora diciamo che adesso vado un po' in chiusura, se qualcun altro ha da dire, ovviamente ho piacere di rispondere. Comunque vi ricordo che io nel mio sito pubblico tutti gli eventi che man mano vado a fare, adesso ce ne sarà uno a Bologna, poi uno a Lugo, uno ce ne sarà in Sardegna, eccetera. Ce ne sarà un altro a Modena, insomma, in tante parti d'Italia. Quindi, volete iscrivervi al mio sito, alla mailing list, e mi mandate un'email sul mio sito e così vi faccio inserire. Oppure, se volete anche acquistare i libri, ovviamente li trovate sul mio sito, c'è il coso dell'ordine. Se volete la dedica, scrivetelo, che così vi faccio la dedica. E niente, io spero che questa chiacchierata sia stata utile per mettere un po' insieme, diciamo, i tasselli, fare un po' il disegno. Avete presente come nella settimana enigmistica, no? Tutti i puntini, poi li uniamo un attimo e vediamo il disegno che c'è. Ecco, quindi spero un po' il disegno di avervelo fatto vedere, almeno in qualche parte. Ogni mio libro, diciamo, tratta di una parte di questo disegno, man mano che vengo a capirla io, prima di tutto. E quindi vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio ancora Anna Tamburini Torre e le faccio ancora tantissimi auguri. Uniamoci tutti a questi auguri affinché lei guarisca presto e sia prestissimo tra noi. E quindi i libri meravigliosi che sono i miei figli, sì, sono i miei figli di carta. Ho due figlie di carne. E tanti figli di carta. E quindi niente, vi saluto con affetto e niente, iscrivetemi al mio sito, che così poi ci potremo rincontrare in altre occasioni. Allora vi ringrazio, vedo che non avete altre domande e quindi vi saluto e alla prossima. Ok? Come posso fare con mio figlio che in difficoltà non vuole uscirne con delle sostanze? Ecco, allora, se subentrano delle sostanze o delle dipendenze, lì veramente ci vuole
un aiuto forte. Lì bisogna imporsi perché la persona che ha creato la dipendenza non è più in grado di chiedere aiuto. E quindi dobbiamo intervenire lì, sono problemi più gravi che comunque eventualmente in sede privata potremo trattare. Va bene? Ok, per il resto credo che sia tutto a posto. Saluto anche Enrico, che è sempre il nostro factotum di focus. E quindi buonanotte a tutti e grazie, grazie dell'ascolto. Alla prossima. Ciao a tutti.